Chi torna da una vacanza torna a casa con un bagaglio colmo di belle esperienze e ricordi. A volte, purtroppo, qualcuno ritorna con un po' d'amarezza per un bagaglio smarrito, un alloggio poco confortevole o un volo in ritardo. In questi casi, Federconsumatori sostiene e tutela il viaggiatore deluso con uno sportello presente anche a Caltanissetta. La vacanza è un must della vita moderna, anche se per pochi giorni la maggior parte degli italiani programma un periodo di ferie. Il padre di famiglia cerca un po' di sano relax lontano dallo stress insieme ai propri cari, i viaggiatori assaporano il semplice piacere della scoperta di luoghi e culture diverse, i giovani invece amano più la vita notturna e vanno alla ricerca di mete che assicurino movida e divertimento. Di questi tempi la crisi restringe i budget, eppure ci si concede sempre una piccola vacanza. Nel momento in cui la si progetta, si sceglie prima di tutto la tipologia di viaggio: c'è quello rilassante che punta al benessere del corpo, c'è quello verso mete religiose, c'è il viaggio d'avventura o ancora al mare o in montagna. Scelta la meta, poi si passa a tutta la parte relativa alla logistica e ormai, grazie ad internet, lo si può fare autonomamente anche da casa attraverso il PC. Una volta partiti, però, potrebbero capitare dei piccoli imprevisti che disattendono le aspettative dei viaggiatori. Oggi sono poche le persone che possono permettersi una vera e propria vacanza, perché c'è la vacanza del mordi e fuggi dei 3-4 giorni e non è più quella del mese dei 15 giorni. E bisogna stare attenti a chi si rivolge anche per prenotare un'eventuale vacanza, perché ci sono dei siti che non fanno altro che truffare il consumatore e che non dare un buon servizio. Noi siamo qui a disposizione dell'utenza con uno sportello a difesa del cittadino e del consumatore il martedì e il giovedì con un pool di avvocati specializzati nel settore. Naturalmente, non è soltanto una questione di vacanze e il turista che si rivolge ad un sito non serio, ma c'è anche un problema di biglietti aerei. Attenzione anche in quello, perché in questo periodo si registrano casi di ritardi, scioperi, e noi siamo lì anche a tutelare ed eventualmente anche al rimborso del biglietto e a tutelare lo smarrimento di valigie, a tutelare tutto quello che può essere un diritto.